Amundi, con oltre 30 anni di esperienza negli investimenti sostenibili, ha potuto generare un range di approccio alle tematiche di rispetto dell'ambiente, delle persone e della governance, e quindi della tutela del diritto, di quello che è l'impatto che le aziende hanno nella loro produzione, nella loro distribuzione, nel dare ovviamente sostenibilità a quello che è la commercializzazione del mondo, un mondo che sta crescendo molto rapidamente, che sta utilizzando le risorse del pianeta in maniera purtroppo scorretta e sulla quale fare particolarmente attenzione con strumenti di investimento che permettano agli investitori di posizionare i risparmi su quelle aziende che sono leader nella trasformazione, nel rinnovamento ad esempio energetico, nell'utilizzo delle risorse più sostenibili e meno inquinanti, indubbiamente può fare la differenza. Si è partiti da veramente pionieri della sostenibilità con dei primi approcci di penalizzazione delle aziende meno virtuose nel mondo, quindi i cosiddetti criteri di esclusione, e quindi andare a penalizzare le aziende che inquinavano di più ad esempio sul rispetto ambientale, fino invece a fare sempre più impatto e andare nelle tematiche dirette, dove le aziende che vengono adesso inserite in temi specifici allocati alla sostenibilità creano veramente impatto nella vita quotidiana, nella vita di tutti i giorni, creando ovviamente anche cosa? Utili attesi più importanti, sostenibilità dei modelli di business e quindi anche ritorni economici importanti per gli investitori. Vorrei citare almeno tre storie molto interessanti. Da una parte, riuscire a coprire il cambiamento dell'utilizzo delle risorse ambientali passando dall'energia carbon fossile ovviamente alle energie rinnovabili. In Amundi, con Amundi Green Impact, da tanti anni stiamo premiando le aziende che fanno questa trasformazione energetica nell'area europea e stiamo cercando poi di avere prodotti sempre più anche internazionali e che permettano magari di accumulare l'entrata nei mercati azionari di sostenibilità per i clienti con progetti di accumulazione sostenibile. Questo è molto importante per eliminare quelli che possono essere i cosiddetti rischi di timing sulle volatilità dei mercati, per continuare a finanziare però un mega trend di sostenibilità di lungo termine. Come non citare poi alcune delle cose più innovative, più recenti? Ad esempio, in Amundi, con CPR, che è una boutique tematica del nostro gruppo, abbiamo proprio attivato recentemente un fondo che si chiama Food for Generation, che va a fare impatto soprattutto sulla catena alimentare, dalla produzione alla ristorazione, proprio perché il tema di come consumiamo e come ci alimentiamo è sempre più importante proprio per lo sfruttamento delle risorse. Ci sono aziende che in questo momento stanno facendo la differenza attraverso un'economia circolare, ristrutturando dei business di vecchio modello, ma riutilizzando quello che è stato prodotto per non andare a perderlo nel tempo e invece a rigenerare utili e valori, mantenendo un bel approccio al nostro pianeta.